ragazzi, innanzitutto buon 2022 e benvenuti in questo nuovo video. Perdonate il trucco un po' estroso di oggi, ma mi andava così. In questo 2022 vedrete molti contenuti particolari, mi metterò di impegno a fare look un po' più d'impatto. Mia parola. Il video di oggi sarà un video sui miei preferiti del 2021. Quindi troveremo alcune novità uscite in questo 2021, ma anche qualche prodottino un po' più vecchio che si riconferma sempre tra i miei preferiti. Niente, quindi direi di iniziare subito. Come fondotinta ho utilizzato il mio solido Accor Parfait Nude di L'Oréal. Praticamente l'ho terminato, infatti nel videoclip si vede proprio che non esce più e che lo sostituisco con lo stesso fondotinta ma di un'altra colorazione. Infatti è leggermente più rosato, ma poi alla fine con correttore o bronzer e tutto nemmeno si nota. Come correttore una scoperta per me di quest'anno, ovvero il correttore di Lovren. Questi due prodotti sono diventati in assoluto la mia combo preferita per la base, accompagnata dalle sponge per applicare il fondotinta. Utilizzavo sempre questa qui di NABLA, ma devo dire che l'ho sostituita decisamente con questa qui di Juno & Co, che è leggermente più morbida, si espande un po' di più sotto l'acqua e grazie al pelo in microfibra permette di essere lavata velocemente e non lascia appunto la spugna macchiata. Praticamente in questo video vedrete i prodotti che uso sempre all'interno dei miei video, quindi proprio non si può barare nemmeno un po'. Infatti come cipria la mia preferita di quest'anno ma anche degli anni passati è la Close Up di NABLA. Questa qui è la colorazione M2 che in realtà va meglio più per l'estate, però che continuo ad usare anche in inverno, tanto non si nota tanto la differenza. Mentre a livello di polveri viso utilizzo praticamente ormai da 2 anni la Sassy di Mulac, infatti anche nel video si vede che è totalmente distrutta, scusate appunto per la clip. Allora, devo ammettere che non è, secondo me, il top del top delle palette viso, ma io purtroppo sono fatta così, quindi finché non termino un prodotto, in questo caso viso, non ne acquisto un altro, perché se mi trovo bene, non ne acquisto un altro. Quindi sì, è anche un mio preferito del 2021, ma secondo me potrebbe esserci di meglio, ecco. Questo lo dico perché ho notato che a volte le polveri non sono perfettamente aderenti, per esempio mi è capitato di utilizzare moltissimo l'illuminante ma che poi andava un po' in giro sul viso e che non si fissava appunto nel punto in cui lo applicavi. E quindi assieme a quest'ultimo che è l'illuminante di Becca, questi qua sono i miei prodotti in assoluto preferiti per la base. Sono praticamente tutti low cost, per esempio il fondotinta di L'Oréal anche su Amazon va dai 14 ai 17 euro se non erro, e vi giuro che non ho mai trovato un fondotinta così bello, cioè quella boccetta, questa qui, l'ho finita in novembre, dicembre, gennaio, in meno di 3 mesi raga, e non l'ho svuotata, è finita perché la uso ogni giorno anche per andare a lavoro. Tra l'altro, avendo finito la mia colorazione, ovvero la 2-3, avevo ripescato la tinta colorata di NABLA e devo dire raga che non ci sono paragoni. Su questo sì, ci ho fatto dei video, mi è piaciuta per un periodo, infatti ne ho utilizzato anche parecchio, ma vincitore indiscusso. Fino adesso le uniche due cose che forse escono un po' dal low cost sono appunto la cipria di NABLA e la palette di Mulac, ma che comunque si aggirano su una fascia medio-bassa. Come plumper per le labbra ho utilizzato il Lip Injection di Too Faced, che ormai mi vedete utilizzare da un po' di tempo. Di sicuro non è un prodotto che fa i miracoli, però mi piace l'effetto che dà alle labbra. Essendo anche leggermente rosato, mi piace che dona appunto quell'effetto di labbra sane e un po' più rimpolpate. Mentre per quanto riguarda le sopracciglia, quest'anno ho scoperto la Lift & Snatch di NYX e devo ammettere che mi ci trovo davvero davvero benissimo. Per me che non amo fare le sopracciglia, anziché non le ho quasi mai fatte in vita mia, è un must have, perché ogni tanto quando vedo appunto il sopracciglio un po' disordinato o con dei buchetti, vado lì, faccio 2 peletti e il gioco è fatto. Quindi oltre a essere facilissima da utilizzare, ritengo sia un prodotto validissimo ed economico. Oggi ho voluto anche ricreare un po' queste lentiggini finte, visto che vanno un po' di moda, anche se a me come trend devo dire che non fa impazzire tantissimo. Ma ho utilizzato questo prodotto di SheGlam che ho pagato tipo 3,50€ e che per il suo costo lo ritengo super valido, perché secondo me fa un effetto abbastanza veritiero.
Come primer occhi immancabile quello di Urban Decay, ovvero il Primer Potion Original, che ho sia nella versione normale sia nella Travel Size quando parto. Beh, parto. Chi viaggia da 2 anni a questa parte, quando vado a Catania magari. Ecco, porto la versione piccolina che è un po' meno ingombrante. Per quanto riguarda le palette occhi, piacevolissime novità appena scoperte. La Serendipity la utilizzo ormai da un po' di mesi, ma la palettina di Nabla da pochissimo e la sto amando. Entrambe, secondo me, una fascia medium cost, ma che ne vale la pena. Hanno entrambe dei colori bellissimi, super versatili. La qualità di entrambe le palette è veramente alta. E soprattutto forse ne amo i colori, quindi davvero. Vabbè, piccolo dettaglio di questo make-up, ho utilizzato questo eyeliner bianco, che in realtà era di She Glam, ma se avete visto il video, in caso ve lo lascio qui, questo eyeliner non è per niente entusiasmante. L'ho utilizzato in questo video, non so per quale motivo, perché volevo fare questa linea che spezzava un po' con i colori grigio e nero, ma è veramente terribile. Cioè, sembra di utilizzare l'Uniposca, ve lo sconsiglio. Quindi questo prodotto bocciato, è vero che costa pochissimo, tipo 2 euro, qualora volesse passarvi appunto lo sfizio, però l'effetto è veramente disomogeneo, ecco. Per quanto riguarda i mascara invece, beh, sappiamo tutti i miei preferiti da anni, anni, anni a questa parte, praticamente non cambio più mascara da, boh, 7 anni. Più o meno, ne ho infinite scorte, infiniti tubetti vuoti, ne tengo sempre uno mezzo scarico di scorta, che non è lui, è l'altro, e lo utilizzo nelle ciglia inferiori perché non mi piace utilizzare un mascara pieno di prodotto sulle ciglia inferiori, quindi vado con questo che è semi vuoto. Tra l'altro mi piace appunto conservare questo vecchio cimelio senza mascara praticamente, perché piuttosto che utilizzare pettini di questo tipo per pettinare le ciglia ed evitare i grumi del mascara, preferisco passare questo scovolino senza mascara, poiché comunque mi mantiene il volume e la forma delle ciglia. Mentre con quei pettinini lì noto che portano via anche il volume che dà il prodotto, il che non mi piace. Come pennelli utilizzo da sempre i soliti di Jessup, devo dire che mi trovo discretamente bene, sicuramente non sono di una qualità eccelsa, ma per il costo che hanno e comunque per quello che ne devo fare io che non sono una professionista vanno più che bene. Ho provato recentemente anche questi qui di Real Techniques, che non avevo mai provato prima. Devo dire che quelli piccoli e compatti sono fantastici, l'unica cosa che avrei voluto forse è che quelli da sfumatura fossero stati un po' più morbidi. Anzi, questo lo è. Questo invece è un po' più rigidino. Magari è fatto di proposito, eh. Però non mi fa impazzire proprio quel pennellino lì in particolare. Per il resto, ottimi. Poi, non li ho fatti vedere magari nel video, ma sono prodotti che amo comunque, ovvero l'Epic Ink Liner di NYX, che infatti possiedo in 2 diverse colorazioni, una più marrone e una nera, assieme alla Glitter Primer di NYX. Invece per quanto riguarda i miei prodotti labbra preferiti, come tutti sappiamo, Gingerbread Girl di Too Faced, ma devo dire che amo tantissimo anche la Lip Mousse di Make Up Delight nella colorazione Cloud 9, mentre nella categoria Gloss, praticamente la scritta è pure sbiadita, Huda Beauty nella colorazione Shameless. Devo dire che probabilmente sono i miei 3 preferiti del cuore. Mentre alla fine vi faccio vedere una carrellatina di prodotti skincare che ho utilizzato ultimamente e che devo dire mi stanno piacendo tantissimo. In particolar modo il balsamo struccante di Juno & Co. con il suo dischetto rimuovi trucco. Praticamente vi struccate in 10 secondi, anche un make up così va via in pochissimo tempo. E la cosa che amo di più è questo pad, che è morbidissimo. Praticamente l'ho utilizzato stamattina perché ho fatto una maschera, quindi l'ho lavato, l'ho messo sul termosifone e in 1 ora è già pronto. Ed è fantastico, sia per rimuovere le maschere sia per rimuovere il make-up. Altri 2 prodotti fantastici, appunto, i sieri di Skin First, che se non avete visto il video vi lascio sempre qui, e questa Micro Essence, che in realtà è una novità che provo da poco, di Estée Lauder, che mi sta piacendo anche tantissimo. Spero di non essermi dimenticata nulla. Qualora appunto mi fossi dimenticata qualcosa, sono i prodotti che mi vedete utilizzare sempre, sempre, sempre nei video, quindi non credo mi sia sfuggito nulla, anche perché non ho chissà quale makeup collection. Quindi questo è quanto. Se non siete iscritti al canale, io vi invito a farlo adesso,
Manca poco ai 1000, lo dirò negli infiniti prossimi video, però vabbè, finché non ci si arriva io sono un po' lì a incitarvi a farlo. Quindi vi invito a iscrivervi se vi faccio almeno un po' di simpatia e lasciare magari un mi piace al video, quello vabbè, se vi va. Spero tanto che il video vi sia piaciuto e vi mando un bacione gigante, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!